L'arcipelago Svalbard in Norvegia è al centro di un intrigo internazionale. Secondo il giornale online Al Dreamer, gli alleati NATO della Norvegia sarebbero molto delusi dal comportamento dell'intelligence norvegese, sorpresa da una finta invasione da parte dei russi durante un'esercitazione nel mare di Barents. I servizi segreti negano. È tutto falso. Queste sono notizie che si sciolgono nell'aria e per essere credibili il giornale dovrebbe avere le prove. Il giornale Al Dreamer cita diverse fonti però anonime, scatenando polemiche a livello politico. La Russia avrebbe però esagerato utilizzando speciali forze marine, divisioni anfibie e bombardieri. Il dovere della politica è di abbassare la tensione, lo stiamo facendo, dice la ministra degli esteri norvegese. Penso che più persone sarebbero favorevoli all'aumento del bilancio della difesa se conoscessero il nostro impegno per la pace. Respingo tuttavia le critiche, la NATO è soddisfatta della Norvegia. Le Svalbard è territorio internazionale sotto il controllo norvegese con la presenza di una comunità russa.